Nessuna concertazione, riconversione o riqualificazione della spesa, questa è la situazione denunciata dalla funzione pubblica CGIL in relazione al servizio sanitario pubblico di Brindisi, in particolare in riferimento alle gravissime carenze del personale in tutti gli ospedali del territorio. Questa mattina manifestazione pubblica dinanzi agli uffici amministrativi del Perrino. Noi oggi qui siamo tutti quanti a manifestare dove c'è stata una grande partecipazione che ha visto interessati tantissimi centinaia di lavoratori, perché chiediamo noi un sistema sanitario di qualità e efficiente. Non si può continuare a portare avanti politiche regionalistiche tendenti solo a tagliare la spesa del personale e dei posti letto, quando noi invece immaginiamo che ci possa essere una riconversione della spesa e quindi tagliare su altri pezzi. Un esempio per tutti, noi come ASL, l'ASL spende nel triennio mi pare circa 250 milioni di euro, qualcosa insomma in meno probabilmente, ma è quella la cifra, una cifra diciamo molto importante per mobilità passiva, cioè significa pazienti che vanno fuori provincia, infraregionale o fuori regione, extraregionale. Quindi basterebbe intercettare tantissime persone, parliamo di una platea di migliaia e migliaia di persone che non trovano risposte qui in questo territorio per farle curare, per appunto avere diciamo entrate molto importanti e significative. Quindi diciamo in definitiva no a politiche regionalistiche, a politiche manageriali, che venga tracciata un'azione prospettica di miglioramento del servizio qualitativo soprattutto. E la CGIL ha già denunciato che comunque la situazione più grave riguarderebbe proprio la città, la provincia di Brindisi rispetto a quella della regione Puglia. Noi abbiamo purtroppo il rapporto abitanti personale che è il più basso, della regione Puglia. Tanto è vero che io mi sono anche spinto un po' più là dicendo che ormai Brindisi rischia di diventare la Cenerentola della Puglia. Io penso che questo territorio abbia bisogno di ben altro, abbia bisogno di politiche virtuose e insomma è opportuno che finalmente tutti i livelli istituzionali facciano insomma sistema affinché tutti quanti condividiamo un percorso di miglioramento insomma, in un periodo anche come questo. Vorrei dire, lasciatemi insomma fare soltanto un piccolo accenno, il momento veramente inedito di crisi finanziaria dove le persone sono sempre più povere, la povertà aumenta, ci sono processi di autoesclusione, cioè persone che non possono aspettare, non possono permettersi quindi le cure, processi di autoesclusione dalle cure. Il fenomeno è molto importante, noi abbiamo un monitoraggio come sindacato, chiaramente ci rendiamo conto di questo, quindi oggi più che mai va potenziato il servizio, il welfare e il servizio sanitario nella sua complessità.